farmacisti e i provveditori sono tra quelle strutture che si pensa che non servano in sanità, ma sono le strutture che si parlano, sono le strutture senza le quali non potremmo fare gli ordini, qualsiasi ordine, anche uno strumento chirurgico, anche una cannula, qualsiasi cosa occorra in ospedale. Quindi noi dobbiamo partire da questo. Rispetto ai nuovi farmaci è chiaro che c'è un progresso e c'è una ricerca che si sviluppa che dà riscontro a dei farmaci che costano in alcuni casi veramente molto. Cioè, lei prima ha parlato dei vaccini, il vaccino per il meningococco costa intorno ai 150-180 euro, precisamente non lo so, la dose, quindi si renda conto come una vaccinazione che deve essere fatta in via preventiva alla popolazione target possa anche arrivare a costare milioni di euro, ma certamente questo non ci vincola al fatto che i nostri cittadini devono avere le risposte migliori da quelle che sono le evoluzioni scientifiche, sanitarie, sia di farmaci che per quanto riguarda le strumentazioni e i presidi.